trovati, ci troviamo ragazzi di nuovo qui al bar dei tifosi in questo video, edit video, per fare il punto sulla situazione dopo i gironi e dopo la carrellata di ottavi finali dove abbiamo assistito ai mondiali Qatar 2022. Intanto vi lascio premessa che questa sera, forse anche domani sera, visto che il mondiale è fermo, il bar dei tifosi si concentrerà sul live recap a tutto tondo sulla manifestazione mondiale e anche sul club e poi calcio e mercato varie, ok? Per approfondire un po' alcuni temi che abbiamo anche tralasciato durante questa manifestazione. Comunque colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che si stanno iscrivendo, che ci stanno seguendo, che ci supportano, che ci fanno compagnia in chat. Vi ringrazio davvero, stiamo crescendo piano piano, siamo a uno dalla quota minima che ci eravamo prefissati per questo progetto Live Reaction. Allora, intanto andando a vedere il cosa abbiamo avuto, le partite di ieri sono concluse con Portogallo e Svizzera 6-1 e il Marocco che ha vinto 3-0 a calci di rigore contro una Spagna incredibilmente che ha fallito a calci di rigore. Incredibile, ma vero. Tutto è possibile nel mondo, ragazzi, purché l'uomo pregno, però queste cose qui possono vincere. Allora, andiamo a vedere il tabellone vedrà, ragazzi, a quarti di finale vedrà, perché l'ottavo erano finiti, Olanda e Stati Uniti 3-1, Argentina e Australia 2-1, Giappone e Croazia 1-1, 3-1 a calci di rigore per la Croazia, Brasile e Corea del Sud spianati 4-1, Francia e Polonia 3-1, Inghilterra e Senegal disintegrati 3-0, Marocco, come ho appena detto, e Portogallo e Svizzera, Marocco e Spagna, appunto ve l'ho appena accennato. Quarti di finale vedranno impegnate venerdì alle ore 20 Olanda-Argentina, grande big match da sapore antico, Croazia-Brasile alle ore 16 sempre venerdì, i vice campioni del mondo in carica contro Brasile che vuole andare a conquistare il loro sesto titolo iridato, Inghilterra-Francia invece sabato alle ore 20, anche qui una sfida dal sapore al bacio, mondiale, very sweet, eh? E poi abbiamo sabato un altro quarto di finale inedito, perché per la prima volta il Marocco ha raggiunto storicamente i quarti di finale, prima gli ottavi di finale, addirittura i quarti di finale, se la vedrà con il Portogallo di Cristiano Ronaldo, ma non solo lui, come abbiamo visto, di Rafael Leão, di João Félix, di Bernardo Silva e di Pepe, eccetera, eccetera, eccetera. Alle ore 16 invece. Per quanto riguarda i gironi, allora, cosa posso dire? Ci sono state delle sorprese, anche seppur eliminate, però ci sono state anche tante delusioni, e voglio partire da queste delusioni. La prima tra tutte è il Belgio che tutte le volte, ogni volta che c'è una singola manifestazione ci sono praticamente articoli di giornale, ci sono frasi che escono fuori, ci sono insomma comunicati. Il Belgio è sempre quello, è una di quelle che viene sempre, ma è un'eterna cenerentola, ma che poi alla fine stringi tutte le volte. Quest'anno peggio ancora, perché non ha avuto proprio un'identità, non ha avuto proprio un minimo di gioco, non ha avuto anche, da quello che si capisce, molti problemi all'interno dello spogliatoio, e è una squadra che ha deluso parecchio. Un'altra di quelle che ha deluso molto, secondo il mio punto di vista, è stata la Serbia che prometteva bene con i vari Savic, Milenkovic, Kostic, Vlahovic e tutta la compagnia bella, e invece anche lì sono partiti male e sono finiti peggio, addirittura facendosi rimontare da 2-0 a 3-2 contro la Svizzera, e c'è tanto da lavorare, non è una nazionale amalgamata bene, ognuno per conto suo, non hanno quel senso di gruppo, non hanno magari anche scelte errate del mister, dell'allenatore, giocando con giocatori fuori ruolo come Milinkovic, Savic, l'abbiamo visto, e tante cose. Altre delusioni importanti sono stati per esempio l'Uruguay con un attacco con Suarez, Cavani, Nunez, poi centrocampo, insomma, ragazzi, anche l'Uruguay ha fatto una figura pessima. Ha iniziato male anche l'Uruguay e ha finito peggio ugualmente come ha fatto la Serbia, senza né capo né coda, ha affollate, ha combinato qualcosa di positivo, ma per il resto nulla.
zero gioco, zero cattiveria, zero. L'ha dimostrata un po' solo alla fine, l'ultima partita, quando ormai era troppo tardi, e da lì è arrivato il patatrack, il famoso patatrack, infatti si è dimesso anche lei. La Spagna era partita bene, sembrava che dopo il 7-1 a Costa Rica andasse dritta verso la conquista del mondiale, invece abbiamo visto che tanti giochicchini, tocchetti, tiki-taka, devi essere anche un po' più pratico, e l'abbiamo visto anche ieri contro il Marocco, devi essere più pratico. La Germania è stata un'altra delusione, che io personalmente mettevo sempre da quarti di finale in poi ci arrivava, invece no, anche lì evidentemente la Germania evidenzia molti problemi, anche molti giovani, tante magari sono state anche certamente scelte sbagliate del loro allenatore Flick. E comunque è una nazionale che è da rifondare, cioè, e ci dovranno lavorare molto dalle fondamenta, perché alcuni giocatori, alcuni profili che poi ci sono state le liete e le belle sorprese. C'è stata l'Arabia Saudita che ci ha creduto fino all'ultimo, c'è stato il Giappone che è stata forse insieme al Marocco tra le più belle sorprese di questo mondiale, c'è stato il Qatar, l'Iran, e poi che hanno fatto da comparse, sono nazionali da comparse, non da queste. Poi ecco, c'è stato il Senegal, un'altra leggera sorpresa dopo il 2002, che si è riaffacciata agli ottavi di finale, ma poi per il resto le africane, oltre il Marocco e Senegal, abbiamo visto poca roba. Le asiatiche, ecco, la Corea del Sud, che comunque bene o male ogni volta che c'è una manifestazione mondiale il suo piccolo lavoro lo fa, possiamo accomunarla comunque al Marocco e al Senegal come sorprese, e al Giappone. Queste secondo me sono le quattro sorprese. Stati Uniti, vabbè, molte difficoltà. Poi abbiamo visto per esempio il Canada, che io simpatizzavo, con Alfonsino Davis, David Custacchio, che secondo me ha grandi potenzialità future. Una nazionale come il Canada, vedrete che fra 10, 15, 20 anni saranno problemi calzi amari per tante altre, perché quelli avanzano, hanno dove attingere col settore giovanile, e vedrete che fra qualche annetto vedrete che sarà una storia ben diversa. Comunque abbiamo poi giocatori che di ogni nazionalità stanno iniziando a giocare sempre più in campionati competitivi, prendono esperienza e la riportano nei loro nazionali, e l'abbiamo visto. Questo è il punto mio e dei bar dei tifosi per questa. Ci sentiamo poi ora per le live, ho detto stasera e domani sera, poi ricominceremo da venerdì con le live reaction delle 16 e delle 20 per i quarti di finale di Qatar 2022. Vi invito a lasciare like, campanella attiva, a sostenere il canale se vi va, lasciate nei commenti cosa ne pensate delle nostre valutazioni mondiali, e niente, è uno ciao. Ciao ragazzi a tutti, grazie mille ancora, arigato, insomma arigato, ciao.